Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo. Oggi vi porto un video con Ezreal ADC per mostrarvi la nuova runa primo attacco. Ovviamente stiamo parlando del PBE, quindi è una runa che uscirà nella stagione 12, non so perché parlo al contrario. Iniziamo con Lacrima della Dea e adesso vi spiego la runa. Allora, sostanzialmente primo attacco cosa fa? Purtroppo il tooltip non c'è. Quando voi attaccate un nemico per primi, primo attacco, lo attaccate per primi, ottenete 5 gold. E per 5 secondi, per i 5 secondi successivi all'attacco per primi, ottenete un leggero buff ai vostri attacchi, quindi danno bonus. Questo danno bonus, solo il danno bonus, non il danno totale, vi viene restituito sotto forma di gold. Quindi, che ne so, con un attacco fate 3 di danno bonus, vi restituiscono 3 di gold, ok? Questo è quanto. Quindi primo attacco funziona un po' come Kleptomancy, ma a differenza di Kleptomancy non è una runa sbilanciata, non è una runa completamente rotta, nonostante la vedete, ce l'abbiamo tutti. Questo pallino qua è il simbolo che abbiamo il first strike attivo. Perché dico che non è una runa rotta? Perché ha una condizione per essere attivata, ovvero dovete attaccare il nemico prima o entro 0.25 secondi dal suo attacco. Quindi ha una condizione d'attivazione, il fatto che voi dovete fare qualcosa per attivarla, che è attaccare prima del nemico. Oltretutto, oltre ad avere una condizione d'attivazione, ha anche un cooldown. E il cooldown è di una ventina di secondi, mi pare. Sto ovviamente ancora... Ah, grazie! Sto ancora capendo quanto è effettivamente il cooldown, perché nel tooltip non c'è. Perché non c'è il tooltip, semplicemente. Quindi sto ancora cercando di capire... Ma mi pare che sia una ventina di secondi. Oltretutto, se il nemico vi colpisce prima, se il nemico vi colpisce mentre avete il first strike non in cooldown, ve lo mette in cooldown. E quindi, insomma, credo per una durata leggermente minore, ma è tutto da vedere. Adesso lo proviamo. Quindi è molto più punitivo rispetto alla Kleptomancy. Ecco, vedete, adesso l'ho ottenuto, quei più 5 gold erano di karma. Però idealmente quello che volete fare è continuare ad attaccare per usufruire anche del gold bonus che viene da i danni bonus che fate nei 5 secondi successivi all'attacco andato a segno sul nemico. Vedete, questo è il cooldown che sta per finire. Quindi adesso io ce l'ho un'altra volta. Ho ribeccato lei, quindi altri 5 gold. E dobbiamo fare così. Vedete, il cooldown è questo. Quindi non è un cooldown breve. Non so, 3 secondi, ecco. Ecco, questo ovviamente è una runa perfetta per campioni tipo Ezreal, tipo Gangplank. Tutti quelli che vogliono farmare tanto. Senti, ma una ward la mettiamo oppure no? Poi questa botlane devo dire che è parecchio strana. Però... scusa Senna, ma mi sa che non ho modo di aiutarti. Un po' fortuna che ho messo la ward. Ok. Ho dovuto usare tutto. Ahimè. Ho dovuto usare tutto e sono sopravvissuto per miracolo. Quindi recall sarà molto difficile. Allora, questo ragazzi era è un video per mostrarvi come funziona primo attacco. So che molti di voi diranno: ah, non si fa giocare Ezreal. Sì, non si fa giocare Ezreal, non è questo lo scopo del video. Catroia! Ah, va via. Eh no. Non l'ho beccato con la Q. Mannaggia a me. Sono morto. Porca puttana, sono morto. Senti, ma che cazzo fai? Ma cosa fa?
Volevo usare la Q e poi lei all'indietro. Ho usato la E come se fosse la Q. Very painful. Io proprio non lo so giocare, ragazzi. È una roba incredibile. Mamma mia. Molti danni ho fatto. Ok, Senna sta facendo la DC. Ho sbagliato un'altra volta, raga. Ho sbagliato un'altra volta tasto. Come prima, volevo utilizzare la Q e la E dall'altra parte. Ho usato la E e la Q dall'altra. È una roba incredibile. Non posso pubblicare con questo video. Come si fa? Oddio, è stata tosta. È andata male, eh. Va bene, mo c'abbiamo la Muramana. Che ci famo con la Muramana? Ho intato fino adesso. Ah! Doppia! Non ci credo. Ops, no! Aiuto, aiuto. Ciao, ciao. Però una bella doppia. Una doppietta abbiamo fatto. Perfetto, altra kill, ragazzi, altra kill. Uff. Yo! Ragazzi, ma questo Ezreal da dove lo tiro fuori? Ma da dove? Avrei anche... Ah! Ho sbagliato, ho sbagliato. Lo sapevo che c'aveva la R. Lo sapevo. Spettacolare! Ho fatto una combo spettacolare. Whoop. Ah, mamma! Non ci credo, raga, non ci credo. Ah! Oh. Vabbè, raga, hai visto che bait che faccio? Ma chi sono? Ma perché? Ok. No! No! Mi sono buttato nella morte. Ho fatto vedere la runa. L'ho giocata malissimo. Ho fatto vedere la runa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa runa. Non del gameplay di Ezreal, che lo sapete. Non gioco Ezreal, sono scarso con i campioni ranged. Non gioco da mesi, non vi preoccupate. Però fatemi sapere cosa ne pensate di questa runa. Secondo me è bilanciata.
secondo me è bilanciata, perché c'è una condizione di attivazione, ovvero devi attaccare prima dell'altro. C'ha un cooldown, e se l'altro ti attacca, te la mette in cooldown. Quindi non è che puoi fare 7000 gold gratuitamente. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie e ci vediamo come al solito.